Stasera in TV, 16 maggio 2018 su Rai 1 in prima serata la seconda e ultima puntata della miniserie Il Confine. Canale 5 manda in onda il film 27 volte in bianco, e su Rai 3 non manca l'appuntamento del mercoledì con Federica Sciarelli, e chi l'ha visto? Tra i programmi in TV in onda stasera anche Scanzonissima, il nuovo musical game condotto da Gigi e Ross con concorrenti VIP. Oggi in prima serata anche Le Iene Show e Atlantide, la rivoluzione in 100 metri. Di seguito le anticipazioni della guida TV Zapping sui programmi in onda stasera in TV, 16 maggio 2018. Su Rai 1 c'è Il Confine. Alle 20:30 l'ultima puntata in prima TV della fiction diretta da Carlo Carley con Filippo Scicchitano, Caterina Scima, Alanna Cappelli Goetz, qui le anticipazioni. Consigliato sì, su Rai 2 c'è Scanzonissima. Alle 21:20 arriva il nuovo musical game con la conduzione di Gigi e Ross. Ospiti e concorrenti della prima puntata alle squadre capitanate da Donatella Rettore e Valerio Scanu, composte da Valeria Altobelli, Gianluca Impastato, Andrea Perroni e Gianluca Fubelli, Veronica Maia e Ilenia Lazzarin. Consigliato sì, su Rai 3 c'è Chi l'ha visto. Stasera in TV alle 21:25 non manca l'appuntamento con Federica Sciarelli, e le storie di persone scomparse. Consigliato sì i programmi in TV in onda stasera 16 maggio 2018 su Canale 5 c'è 27 volte in bianco. È il film in onda alle 21:25 per la regia di Anne Fletcher del 2008, con Katharine Hepburn, James Marsden, Malena Kerman, Judy Greer. Consigliato sì, su Italia 1 c'è Le Iene Show. Per la puntata del mercoledì come di consueto la conduzione è di Ilari Blasi e Teo Manmucari. Consigliato sì, su Rete 4 c'è Runa Unit, Una notte per sopravvivere. Alle 21:25 stasera in TV il film del 2015 diretto da Jaume Collezerra con Liam Neeson, Genesis Rodriguez, Joel Kinnaman, Boyd Holbrook. Consigliato sì su LA7 c'è Atlantide, la rivoluzione in 100 metri. Alle 21:10 un nuovo appuntamento con i grandi documentari di Andrea Purgatori. Consigliato sì, su TV8 c'è Marsiglia, Atletico Madrid. Alle 20:45 la finale di UEFA Europa League. Consigliato sì, su 9 c'è Little Big Italy. Una nuova puntata con Francesco Panella pronto a visitare 3 ristoranti italiani nel mondo. Consigliato sì Stampa.